comitato cittadino aeroporto Crotone da anni lotta per il potenziamento della linea aeroportuale del nostro territorio. Oggi questa conferenza stampa per affermare che non vi è un piano di sviluppo vero e proprio della regione, ovvero si vola a vista per necessità, perché l'aeroporto di Crotone, dice la regione, è l'unico mezzo in questo territorio. Bene, come proprio hai detto e sottolineato, praticamente il Presidente della Regione dice e considera l'aeroporto importante perché non ci sono alternative. Questa è una gravissima consolazione. Purtroppo, come detto, noi siamo da 5 anni a batterci per questa infrastruttura che per noi è l'unica che può collegare questo territorio al resto dell'Italia e del mondo. Però ormai ci siamo resi conti che l'interesse della regione, della SACA, del governo stesso, l'interesse per questo territorio è zero. È inutile nasconderci, vediamo che per questa terra, per questo arco ionico, non si muove niente e nessuno. Mentre grandi attenzioni ci sono, come sempre, per Lamezia, non dico grandissime per Reggio, ma sicuramente è trattato molto, molto meglio che Crotone. È una triste realtà. Noi comunque non ci fermiamo, continueremo a batterci affinché questo territorio abbia i suoi diritti, perché noi non chiediamo altro, chiediamo solo i diritti dei cittadini sanciti dalla Costituzione. E poi il volo Crotone-Roma sembra una beffa, solo 4 ore di distanza per andare e tornare. Beh, qualcuno subito ha fatto grandi feste pensando a questo volo per Roma, che sicuramente è importantissimo, però gli orari non sono così consoni, non sono così utilizzabili per gente che va per lavoro, che gente che vorrebbe trovarsi lì in mattinata presto e avere tutto il tempo, tutto il giorno a disposizione. Questo non ci sembra appunto un orario adeguato, sicuramente sarebbe molto molto meglio se un professionista avesse tutto il tempo, tutta la giornata a disposizione per poter aspettare i suoi lavori. Ecco. Come sarà la prossima stagione dell'aeroporto Sant'Anna Crotone? Ma noi speriamo che sia della migliore, ma io ormai, come diciamo, come mi sono fatto abitudine, non credo più a niente se non vedo le promesse realizzate e concretizzarsi veramente, perché i proclami se ne sono stati fatti sempre tantissimi, ma alla fine, come vedete, come vediamo tutti, i risultati sono pochissimi e inconcludenti. 36 milioni per il porto di Crotone e base per la protezione civile. Cosa dice il Comitato Cittadino? Ma il Comitato di Cittadino dice che praticamente questo rapporto, cioè, per quanto riguarda i passeggeri, non interessa a nessuno. Invece si vuole installare questa base per la protezione civile, che ben venga, figuriamoci. Ogni cosa che può portare movimento per l'aeroporto va benissimo, però noi vogliamo che la grande attenzione ci sia per i passeggeri, perché, ripetiamo, da 5 anni è l'unica infrastruttura che ci può collegare. Non abbiamo ferrovie e non abbiamo strada 106, è inutile star qua a ripetere sempre le stesse cose. Noi siamo isolati dal resto d'Italia e dal mondo. La Regione Calabria stanzia 36 milioni, ci svolare, tutti contenti. Lamezia grida, alleluia, avranno una nuova aerostazione. Reggio Calabria risponde euforicamente. A Crotone gridano tutti quanti, contenti, arriveranno 36 milioni. Questo è il report della Regione Calabria. Ci svolare. Uno dei fattori principali è la base aerea della protezione civile, investimento per 20 milioni di euro, 20 milioni, quindi metà per la protezione civile. Il resto, gran parte, per l'adeguamento dell'aeroporto alla protezione civile. Uno, sempre su questo report, il dato più eclatante, che ci fa capire che non vogliono far nulla, è il parcheggio. Semplicemente, da qua al 2030 aumenteranno il parcheggio di 35 soli posti auto. Allora, noi diciamo, ma come? La regione dice che vuole incrementare le rotte e fino al 2030 non fa neppure un posto auto. Ma voi avete provato ad andare in aeroporto quando atterrano 2 aerei? C'è il caos. Ciò significa che l'operatività dell'aeroporto andrà sempre scemando, quella del trasporto passeggeri è la cosa principale, che sia un aeroporto industriale, quindi finalizzato a liberare un po' di problemi che ha Lamezia, tipo la protezione civile e il traffico passeggeri, concentrarlo lì, mentre da noi avremo soltanto un aeroporto di terza fascia, perché prima ci sarà Lamezia, secondo ci sarà Reggio Calabria, in ultimo
aeroporto di Crotone. E poi inoltre vi è il problema del caro prezzi, ad esempio pagare 300 euro per tornare in questo territorio per Natale non è possibile per tante persone. Un biglietto aereo così alto di certo demotiva le persone a tornare, purtroppo è una realtà, i centri soprattutto dell'entroterra sono spopolati, ma perché lo sono? Per il semplice motivo che le persone non tornano, hanno una casa a Mesolaca, Pettilia, San Nicola, San Mauro, però le persone non tornano più neppure per Natale perché costa troppo. Non parliamo di treni, perché se chiamiamo i treni non ci sono proprio. La strada per pochi giorni non conviene affrontare un viaggio così lungo e così difficoltoso, per cui l'unica soluzione sarebbe avere degli aerei a prezzi abbordabili per permettere ai cittadini di poter tornare. Cosa ci ha fatto rabbia? Ci ha fatto rabbia in questo periodo che la Regione Calabria trova sempre i fondi per finanziare campagne di marketing per promuovere la Calabria e attirare persone, ma quando si tratta di investire per far ritornare i calabresi e i crotonesi in modo particolare non ci sono mai soldi. Chiediamo da anni dei voli a prezzi sociali affinché i calabresi, studenti, i lavoratori e malati che sono costretti a viaggiare possano farlo a prezzo ragionevole. E poi l'aeroporto di Crotone è sempre meno accessibile, avete detto, a causa di una linea ferroviaria inefficiente. E poi c'è anche questa 106, di cui oramai è inutile parlarne perché sappiamo tutti la condizione in cui versa. Sì, purtroppo le tre infrastrutture, parliamo di linea ferroviaria, 106 e aeroporto, hanno una vita molto simile, cioè sono tutte e tre in agonia, perché sono tutte e tre scollegate. Mentre stiamo assistendo negli anni che sulla Lamezia Terme si va a fare una intermodalità, per cui stanno avvicinando sempre di più l'autostrada, l'aeroporto e la ferrovia, stessa cosa dicasi per Reggio Calabria, stessa cosa si sta facendo per Corigliano, dove abbiamo già il Freccia Argento, abbiamo già la quattro corsie e si parla anche di aeroporto. A Crotone questo ragionamento non c'è, questa modalità di pensare in maniera intermodale non esiste, per cui abbiamo la 106 che è in agonia, finanziamenti 15 anni per avere 3 miliardi di euro, per cui faremo la 106 a rate. E il resto, ma la 106 non è lunga, con 3 miliardi non fai nulla, per cui servono ulteriori finanziamenti e non, secondo noi è molto difficile. La linea ferroviaria, da anni si parla della galleria di Cutro come un problema, e l'ex onorevole Barbuto ci aveva assicurato che c'erano progetti per farlo passare vicino all'aeroporto, abbiamo chiesto sempre contezza di questi progetti, abbiamo sempre chiesto contezza della nuova stazione ferroviaria, ad oggi rimangono soltanto parole perché documenti noi non abbiamo mai visto e neppure la cittadinanza.